Durante la fase beta, distribuita per un numero limitato di partecipanti, Dreams ha superato le aspettative sia di Media Molecule sia della community, che ha dato vita a produzioni davvero incredibili in pochissimo tempo, a dimostrazione di quanto siano versatili le potenzialità di questo software, che il team stesso definisce il social network dell'immaginazione. L'enorme successo della beta ha dato a Media Molecule lo slancio per fare un passo in avanti e condividere con il mondo videoludico una versione quasi definitiva di Dreams. L'inizio dell'accesso anticipato su PlayStation 4, al via durante la primavera, è un evento inusuale per il mercato console, ma rappresenta anche una dichiarazione di intenti da parte dello studio inglese, che vuole presentare il suo progetto più ambizioso procedendo a gradi per perfezionarlo con il contributo degli altri utenti. Media Molecule, in ogni caso, conferma che quella in Early Access è esattamente l'opera nella sua forma completa. Nello specifico, si tratta della parte legata al tool di creazione, che ha raggiunto una maturità tale da meritare una distribuzione. Così facendo, mentre l'utenza continua a creare diverse produzioni, lo studio può concentrarsi su quegli elementi ancora non del tutto rifiniti, come lo story mode e l'attesissima modalità VR. Nei piani dello studio, l'uso del visore di Sony è un modo straordinario per sperimentare Dreams, anche se al momento molti aspetti devono ancora essere elaborati. Invece di una modalità separata, dovrebbe trattarsi di una reinterpretazione in VR dell'intera produzione, ma per portare a compimento questa ambizione occorrerà fornire al pubblico gli strumenti giusti per produrre contenuti adatti alla realtà virtuale, incrementando l'immersività senza trascurare la precisione. Con la loro nuova creatura, i ragazzi di Media Molecule vogliono insomma conquistare altezze mai scalate prima. Mentre la versione beta era rivolta a un numero ridotto di sognatori, l'accesso anticipato estende il sogno di Media Molecule ad un pubblico molto più vasto. Per l'occasione, le modifiche e le aggiunte apportate al software sono decisamente significative. Anzitutto, sono stati inseriti nuovi template e rielaborati tutti i tutorial, i quali saranno interamente localizzati in italiano, con sottotitoli e doppiaggio. Fanno eccezione i cosiddetti tutorial masterclass, vere e proprie lezioni interattive di grado molto avanzato, in cui gli artisti di Media Molecule spiegano il metodo migliore per realizzare opere di alto livello. In questo caso, ovviamente, saranno presenti solo i sottotitoli per mantenere la voce e la personalità dei vari insegnanti. In un equilibrio quasi perfetto tra piacevolezza e profondità, quello che campeggia nel menu di Dreams è un tutorial narrativo, dove Media Molecule racconta e insegna allo stesso tempo. Una soluzione brillante che difficilmente avrebbe potuto essere più comunicativa. Una volta presa confidenza con il tool di creazione, giunge chiaramente il momento di mettersi al lavoro. La community è continuamente all'opera e affina con costanza le proprie capacità. Nella fase di Early Access, inoltre, sarà presente anche una nuova feature, ossia il remix delle varie opere inserite nel software, che ci darà la capacità di editare i sogni degli altri artisti. Non tutti i prodotti saranno modificabili ed ogni utente, quando condividerà la sua creazione, dovrà scegliere se renderla disponibile per il remix. Selezionato il lavoro che ci interessa, potremo quindi sia giocarlo ed ammirarlo, sia entrare nel suo mondo per analizzarne ogni aspetto, cambiare il colore dell'erba, sostituire la musica, mutare la posizione dei personaggi e i loro movimenti. È questa una caratteristica che aumenta considerevolmente la collaborazione tra i giocatori e li invoglia a sperimentare sempre più soluzioni alternative. Quando abbiamo testato l'opzione Remix, analizzando sia le opere degli artisti amatoriali sia quelle di Media Molecule, ci siamo resi conto di quanto Dreams possa essere stratificato. I lavori dello studio inglese, del resto, nascondono un'infinita serie di dettagli, di timeline, di frame ed animazioni. E questo è un modo non solo per mettersi alla prova, ma anche per imparare dai migliori, studiando la maniera con cui i grandi artisti hanno saputo plasmare le loro visioni. In fondo, la community è sempre stata al centro del progetto Dreams. Quello di Media Molecule è un sogno che va condiviso, e proprio per questo motivo non mancheranno numerosissime community jam a tema, pronte a dimostrare al mondo le meraviglie realizzate dall'utenza. Per quanto riguarda la condivisione delle opere, infine, Media Molecule vorrebbe permettere la diffusione dei lavori nati con Dreams anche su canali separati, come se fossero delle creazioni a sé stanti, in modo simile a come avviene su YouTube con i video amatoriali. Se questo sarà possibile non è ancora del tutto certo, c'è infatti una serie di questioni legali da tenere in considerazione e se ne riparlerà comunque dopo che il software avrà raggiunto ufficialmente i nostri scaffali. Per il momento non ci resta quindi che aspettare l'arrivo della primavera, quando Dreams entrerà nella fase di accesso anticipato al prezzo di 29,99€ in esclusiva su PlayStation 4.